saluto cordialissimo da Osvaldo Bevilacqua, amici di Sereno Variabile. Oggi una cartolina da un luogo, da una costa, e qui dovete indovinare, ma non ci sono premi, solo la soddisfazione di aver capito dove mi trovo io, che Gabriele D'Annunzio amava definire con il nome di antiche macchine pescatorie, così le chiamava lui. Questo è un primo elemento, provate a indovinare. Intanto seguiamo la proposta della nostra Monica Rubere in uno dei paesi baltici, la Lituania, entrato recentemente nell'Unione Europea. E siamo alla seconda parte del nostro quiz, o meglio del nostro indovinello, non ci sono premi, la soddisfazione di aver capito dove mi trovo oggi. Le nostre inviate in altre regioni, in altre parti del mondo, io dove sono, dove mi trovo. Abbiamo detto si tratta di una costa che ha preso il nome da macchine antiche pescatorie. Siamo nel centro del nostro paese, in Abruzzo, e le macchine pescatorie sono i trabocchi. Siamo sulla costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti. Vedrete. Dall'estrema punta del promontorio destro, sopra un gruppo di scogli, si protendeva un trabocco, una strana macchina da pesca, tutta composta di tavole e di travi, simile a un ragno colossale. Una delle meraviglie della provincia di Chieti è la costa dei Trabocchi, queste antiche macchine, grandissime macchine pescatorie, come abbiamo detto all'inizio del nostro viaggio, come le definiva Gabriele D'Annunzio, che proprio qui a pochi chilometri si era rifugiato nell'eremo d'Annunziano, così poi è stato chiamato, con la sua amante, la Leoni, Elvira Leoni, che lui chiamava Barbarella. Barbarella. E lì scrisse una delle più belle romanze, Il trionfo della morte, parlando proprio dei trabocchi. Certo, lì c'è il famoso trabocco del Turchino, che è proprio il trabocco che ha ispirato D'Annunzio e che gli ha fatto scrivere quelle bellissime pagine. E attualmente è un trabocco proprietà del comune di San Vito Chietino ed è un po' il simbolo di questa costa, che ha ben 30 trabocchi. Normalmente uno pensa il trabocco è una macchina per pescare, quindi pescatori, ma più che pescatori si trattava di contadini. Contadini, che non ne capivano di mare. È una storia molto interessante, perché praticamente dobbiamo tornare alla fine del 1600. In quell'epoca ci fu un grossissimo terremoto e anche maremoto che devastò questa costa e quindi restò una costa, diciamo, disabitata. Contemporaneamente c'erano gli ebrei che venivano scacciati dall'Europa, quindi, soprattutto dalla Francia e dalla Germania. Si sono trasferiti su questa costa, proprio perché questa costa era, diciamo così, spopolata. Erano contadini, fornaciai, carpentieri, fabbri, e non erano assolutamente dei marinai, no? E anzi avevano paura dell'acqua. E allora cominciarono a mettere questi pontini. Oh, chi volesse saperne di più, lei... Sì, abbiamo editato questa guidina, La costa dei Trabocchi a piedi e non solo, dove c'è tutto, che praticamente c'è tutto, è fatto in italiano e in inglese, e naturalmente coinvolge tutti gli 8 comuni che hanno del territorio su questa costa. È un bel itinerario all'insegna dell'autunno. È vero che per cogliere l'intimità, il cuore, la voce del trabocco bisogna venire quando il mare è in tempesta. Sì, è proprio così. Io ho sentito il racconto di un traboccante di Vasto che mi diceva: io corro appena c'è una tempesta sul mio trabocco, perché ne voglio sentire il pianto, il lamento. E quindi c'è questa umanizzazione del trabocco. Il pianto e il lamento, quindi dai rumori? Dai rumori lui sa dove deve intervenire, perché coglie i punti di debolezza della struttura. E quindi veramente si crea un rapporto
quasi umano con questa macchina, un po' come D'Annunzio col suo trabocco del Turchino. Ma per chi volesse avvicinarsi di più, volesse cogliere appunto queste sensazioni in un trabocco, e qui abbiamo detto ce ne sono decine, vediamo cosa deve fare. Grazie. Quindi come vivere i trabocchi? Per esempio qui a Rocca San Giovanni, ovviamente sempre nella provincia di Chieti, siamo sulla costa dei trabocchi, c'è la possibilità di venire la domenica a pranzo oppure su prenotazione anche una cena molto romantica naturalmente qui sul mare. Tommaso, quante generazioni ha tenuto questo trabocco? Sì, siamo 4 generazioni, lavoriamo diciamo tutto al più la sera, tutto su prenotazione, e la domenica a pranzo, sempre su prenotazione. Quindi questo anche durante l'autunno? Durante l'autunno ci tratteniamo fino diciamo a inizi di ottobre, fine settembre, primi di ottobre. Però su prenotazione? Tutto su prenotazione. Si può anche venire a dicembre, esatto, volendo a godersi il mare sotto Natale. Che cosa offrite? Noi offriamo diversi antipasti, peschiamo con la bilancia e il pesce che viene pescato diciamo lo facciamo assaporare al cliente. Dal trabocco Palafitta naturalmente c'è una bella visione dall'alto, esatto. Ma c'è anche un altro aspetto importante su questa costa, la costa dei trabocchi nella provincia di Chieti, cioè i vini. Ecco, parliamo un attimo di vini con un esperto. Vini che si abbinano ovviamente al pesce ma anche alla carne. Sì, dei vini che seguono un po' la stessa filosofia del trabocco, che è quella di offrire alle persone nella convivialità del pranzo il pesce che proviene insomma direttamente dalle reti fino ai piatti dei consumatori. Noi abbiamo cercato di trasmettere il nostro territorio, le nostre tradizioni, le nostre emozioni dalla pianta al bicchiere del consumatore. Quanti produttori ci sono? La provincia di Chieti e quindi l'intero Abruzzo è un po' la zona dove rappresenta tra le più grandi regioni d'Italia per quanto riguarda la quantità di uve prodotte. Lei viene da una zona, da una terra che è stata capitale d'Italia per un giorno. Certo, sì, la zona, il paese si chiama Crecchio, sta antico, sempre qui, sulla provincia di Chieti, a 10 km verso l'interno. Per raggiungere questa antica capitale, da dove si parte? Il punto di riferimento è senz'altro l'uscita dell'autostrada di Ortona e poi si prosegue un po' verso l'interno, verso la zona della montagna, e si incontra Crecchio, che si trova un po' a un punto intermedio. Infatti a 15 km abbiamo la Maiella e a 15 km abbiamo Ortona con i trabocchi. Ed è Crecchio, antico borgo medievale, dove erge il maestoso castello ducale, dove pernottò Vittorio Emanuele III. Vi è anche un museo molto bello, un museo bizantino, unico nel centro Italia, dove vi sono già presenti le origini e i collegamenti col mondo vitivinicolo, in quanto sono presenti delle bellissime anfore dove all'interno sono presenti già le prime sementi, quindi già dell'epoca bizantina. Quanti abitanti? Crecchio fa 3.300 abitanti. E si chiamano? Crecchiesi. Crecchiesi. Sì, Crecchiesi. Grazie. A proposito di vini, qui si comincia, se non sbaglio, già a fine agosto. Sì, sì. Normalmente? Sì. Normalmente fine agosto si incomincia la vendemmia. E si va avanti? E si va avanti fino alla fine di ottobre, quindi si partono con le uve. A seconda dei vini? Sì, a seconda delle varietà. Quindi.